tutti, bentornato a Fabio Campoli, il nostro chef presidente del Circolo dei Bongustai. Si inaugura una nuova, un nuovo spazio, la cucina dei santi, perché Fabio, chi ha detto che i santi non mangiassero? Ma poi è legata a quella simbologia che a noi c'è utile, anche a livello cristiano, no? È bellissima questa rubrica. Da dove partiamo? Da chi partiamo? Partiamo da San Francesco e parto dal dolce, perché questo ho voluto come simbolo il Tau. Guardate qui. Daremo delle indicazioni perché mi piace il momento della colazione. Ricordare il momento della colazione. Ho fatto un Tau grande perché deve essere condivisibile, quindi non un dolce ciascuno. Esatto, poi ma l'idea della condivisione, della stare insieme, della fraternità. Allora, Fabio, vediamo subito gli ingredienti. Certo. Abbiamo la bella grafica che ci aiuta. E scriveteli, Scrivete, questi sono i biscotti di San Francesco. Il biscotto di San Francesco. E allora andiamo. Ecco qua, l'abbiamo visto. Farina, 300 grammi e la 00. Sì. Due uova intere. 175 grammi di burro morbido, poi c'è lo zucchero fondente, poi ci spieghi la differenza. Certo. Zucchero 125 grammi, lievito chimico 4 grammi, 4 bustine di zafferano, 50 grammi di uvetta e poi il cedro, l'arancia candita, altri 80 grammi. E allora Fabio, a te. Il dolce è semplice, in realtà è una frolla con il lievito, quindi ecco, pensiamo a un prodotto che si taglia bene con il coltello, arricchito, anche se la regola francescana poi, se andiamo in antichità, non era così ricca, ma io ho voluto renderle ricco perché il momento dello stare insieme deve essere bello, no? Ma poi insomma non sono cose, non sono cose da straricchi, sono tante, ma insomma la nostra portata, attenzione. Sono gli ingredienti di quotidiani. Allora, tu stai mettendo lo zafferano. Facciamo vedere questa bella cosa, lo zafferano, un prodotto italiano delle nostre territori, profumatissimo, floreale. Non avete idea. Come lo sciolgo? In acqua, l'albume contiene molta acqua, quindi la prima cosa fate, due uova, bene, lo zafferano. E questo per me, se lo lasciate riposare un pochino prima di lavorarlo, quindi per voi 10 minuti così, lo lavorate le uova con lo zafferano, non è solo colore, anche se il colore oro ci dà sempre ricchezza anche all'occhio. Bellissimo, poi, è vero, è lo vero. Lo zucchero io utilizzo 125 del comune bianco. Lo zucchero bianco. Normale. Sì, poi questo. Ognuno fa le proprie scelte, certo. I vari zuccheri integrali, panela, certo. Il miele, consapevoli che se mettiamo il miele andiamo a fare un dolce tradolce, no, ma anche duro perché la cottura è giusto. Ok, qui giusto. Ci siamo. Poi burro. Il burro, ciò che dà friabilità, che dà fragranza, morbido. Morbido è questo. L'abbiamo messo a temperatura ambiente per un po', no? L'abbiamo questo, tirato fuori dal frigo per un po'. Questi si potrebbe fare burro. Anche meglio, ma va bene così. Le cose, ma scusate, guardate che ci vuol coraggio poi, che questa andiamo in onda e insomma, se ricette fanno il giro del mondo. No, ma sai perché? Perché non dovrebbe sciogliere, quando diciamo appumata, in un posto caldo dove diventa morbido come una crema. Ecco. Ok, lo lavorate bene quanto anche questo. Quanto tempo lo tiriamo dal frigo? Questo per dare un'indicazione a casa, per averlo morbido primo, così. Intanto va tagliato a cubettini piccoli, cubetti la sera piccoli. Prima e non si lascia il toccone, ecco. Il pezzone. Attenzione, addirittura la sera prima. Ok. Giriamo il tutto. Fatto questo, è il momento È facile, facile, facile. Davvero facilissimo. Andiamo a mettere ciò canditi. Che rende ricco. Uvetta. Agrumi, quindi cedro, arancia, uvetta. Va bene. E l'ultima cosa, come sempre, che io raccomando, il lievito lo miscelate bene. Se setacciate la farina, io adesso non la setaccio, ma se voi lavorate lievito e farina, siamo fate una sicuri grande cosa. Che tutto a posto. Do un altro consiglio: se questo composto lo lasciate in frigorifero o riposare anche in un posto asciutto, qualche minuto si insaporisce bene. E in ultimo, la lavorazione della farina deve essere rapidissima. Cioè, veloce, veloce. Sì. Guardate, guardate. Pronto così e poi ci divertiamo perché sotto la tua cartellina ho messo un piccolo stampo in cartoncino che ho questo fatto. Qui, guardatelo. Questo qui, questo. Eccolo. Mi sono ritagliato una maschera. No, vabbè. È facile, facile, lo faccio vedere. Tanto si vede chiarissimo, ma ve lo faccio vedere. È il Tau, il simbolo, il segno della presenza francescana. Eccolo. Il segno della presenza allora, francescana. Allora, in questo segno siamo pronti con il dolce. Non lo lavorate molto, altrimenti fate una colla. Prendo questo? No, a me farei una cosa. Che fai? Lo faccio così. Vai. Perché voglio far vedere cosa è successo. L'idea alla fine è quella di un dolce da tagliare da colazione morbido che va a finire nelle... Mamma mia, ma è morbidissimo. Io pensavo morbidissimo. Che fosse un po' più biscottato, no, invece no, è morbidissimo. Morbidissimo. Non la faccio la maschera, però è facile. Senti Fabio, quanto deve stare in forno e a che temperatura? Questo io l'ho cotto 35 minuti al forno professionale a 140 gradi, 145. Ah, 140. Perché ho voluto una cottura dolce, più spingi sulle temperature più diventa marrone e più si intensifica il sapore dell'amarognolo, no? Ah, giusto. Invece dolce, 140 dolce. Per quanto tempo abbiamo detto? A casa ci vorranno 35-40 minuti anche. 35-40 per un tal, guardate, c'ha un profumo e un colore.
Lo guardate che è veramente spettacolare. Così, mi fermo. Buonissimo, buonissimo. Senti una cosa, ma poiché noi non siamo mai paghi, abbiamo pensato alla colazione. Ma i santi mangiavano anche durante, insomma, pranzo e cena. C'è qualcosa, secondo noi, visto quello che abbiamo guardato, che c'entrano le castagne? La cosa più condivisibile del mondo, che è la minestra, da minus. Però ci stanno pure le castagne. Anche ce ne vogliamo castagne. Andare sull'Appennino, semmai, Tosco Emiliano, ci andiamo verso Reggio Emilia, sì. Marola, guardate qui che e cosa abbiamo preparato. Io. E poi ci pensi tu. Qui ci troviamo nel castagneto di Marola, un castagneto storico, un castagneto che ormai ha 1000 anni, che possiamo anche definire matildico, perché faceva parte di tutto quel patrimonio che Matilde di Canossa aveva qui in Appennino. Portare il castagneto, insegnare a coltivarlo, promuoverne la raccolta, la coltivazione, la difesa, era per lei un modo di dare da mangiare alla sua gente. C'è peraltro una bellissima leggenda. Si fa portare un riccio, lo apre, poi mostra che dentro ci sono 3 castagne. La prima appartiene a coloro che sono proprietari del castagneto, la seconda appartiene a coloro che lo coltivano, la terza appartiene ai poveri. La castagna ha rappresentato e rappresenta tuttora un elemento indispensabile per quelle che potevano essere le popolazioni di questi luoghi, perché il frutto da fresco dura pochissimo e veniva invece utilizzato per il consumo durante il periodo invernale. La castagna è altamente energetica, non contiene colesterolo e non contiene glutine. E adesso che siamo in ottobre è proprio uno dei momenti in cui per 2 o 3 settimane la castagna viene raccolta. Dopo la raccolta ci sono varie cose che si possono fare, dalla vendita come fresco oppure si può passare all'essiccazione. Consiste nel prendere queste castagne e portarle immediatamente in un essiccatoio di castagna che si chiama metato e si lasciano nell'essiccatoio per 35-40 giorni. Quelle castagne che vengono, che di solito si spezzano, sono meno belle, vengono macinate a pietra e si fa la farina. Dalla farina i biscotti, quindi i prodotti dolciari, poi si può passare invece ai prodotti un po' meno dolci, quindi non so, la pasta alla castagna. Viva viva la castagna, chi la cuoi e chi la magna. Viva viva la castagna, gli amici di Marola, provincia di Reggio Emilia, ci informano che ci saranno 2 feste, il 16 e il 23, proprio la festa della castagna. A proposito di castagne, la ricetta del momento. Andiamo subito. Maestro Campoli, minestra di lenticchie nere, perline di castagne e broccoli. Guardiamo la grafica, penso che sia arrivata. Ve la leggo. Per 4 persone, sì. Lenticchie nere secche 120 grammi, pardon, sì. Qui. Cioè, cimette di broccoli precotte 150 grammi, mazzetto guarnito con erbe aromatiche, cipolla bianca 40 grammi, carote 40, sedano 40 grammi di olio extravergine d'oliva, sale quanto basta. E poi c'è una sorpresa, per e qui entrano i castagni, gli gnocchetti di castagne. Sì, che sono facili, facili, o con patate o soltanto farine. Io nella grafica ho messo Vediamo. Anche patate. Ecco qua. Eccola qua. Leggila tu, Fabio. Farina 00 100 grammi, farina di castagne 100 grammi, quindi in parti pare. Poi aromatizzata per tenere il colore con noce moscata, cannella e l'acqua quanto basta. Che sono semplicissimi. Allora, la minestra, abbiamo detto gli ingredienti, dai una scorsa veloce sulla minestra. Un accenno. Portato delle lenticchie del nostro Appennino centrale, che sono le lenticchie nere, molto molto buone, che vanno sciacquate, sì. E poi messe in una pentola come questa, e mi raccomando, d'acqua fredda con tanti aromi. Ho messo tutte quante le erbe, una cipolla tostata. Ma tu non le tieni a bagno la notte? No, la lenticchia no. Guardate come sono preparati sto pubblico, ma quanto sono bravi, vi ho fatto l'interrogazione, vedi quanto sono bravi sto pubblico. Faccio così, la voglio far vedere. Guardatela, perché è un prodotto italiano. Bellissime. Di grande qualità. E già ci siamo, come una spugna assorbe tutti i sapori. Per non farmi mancare niente, ho fatto la brunoise, perché dobbiamo mangiare tanti vegetali, quindi non solo legumi. Ricordiamo che cos'è la brunoise. Carota, cipolla, cotta a bassa temperatura, semplice semplice. Ok, bellissima, ci sono. Bellissima. E adesso per rimanere in tema di stagione, il broccolo, ancora bellissimo. Non ho finito. Il broccolo che voglio mettere a bollire, nell'acqua dove cuocerò gli gnocchetti. Ah, questo è importante. Facile. Questo è importante. E poi ecco qui, lo gnocchettino che non deve, se metto una
nella pasta una lenticchia così piccola, non posso mettere un gnocchetto enorme. Ricordiamo, Fabio, che cosa ci abbiamo messo qui. Allora, 100 grammi di farina di castagne, per dare forza 100 grammi di farina 00. Bene. Acqua quanto basta, però per dargli anche un tono aromatico, sì, ho messo dentro cannella e noce moscata. Vai. Quello che dicevo, che deve essere piccolino, altrimenti mangiamo una cosa sgradevole. Quindi per noi è così, fate dei piccoli rotolini di pasta, di castagne, che sta bene anche sul tagliere, lasciandole asciugare. Veloce, bellissimo. Qua, piccoli, 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 perché è una minestra da mangiare dei a cucchiaio. Dei cubetti, quindi sono, dei cubetti. Piccoli, piccoli, bellissimo, piccoli. Bellissimo. E dove li faccio cuocere, tolgo la farina in eccesso. Ecco, mi raccomando. E la cottura, bellissimo, la faccio... Nell'acqua dove sta, dove sta facendo... Assieme, broccoli. Il broccolo. E poi non mi rimane che questo, una cosa importante, le minestre lasciamole riposare. Ecco. Sono più buone, ma non ci facciamo mancare tanti vegetali, perché ci sta bene, la giusta quantità di lenticchie italiane, cotte. Guardate bene. Spettacolo. E poi in ultimo metterò broccoli e quei gnocchetti. Nient'altro, un grande olio extravergine d'oliva italiano, è pieno di sapori questo, questa è una ricetta ricca, ricca, ricca di sapori. Facile da fare, quindi prendetevi del tempo. E i poi... santi si sapevano consolare anche a tavola con pochissime cose. Sì. Vorrei fare una cosa. Ci ricordiamo quello che... Guardate qui, Neva, scusate, arrivo, non fa arrivo. Niente, ci rubiamo due minuti, ma bisogna arrivo, finirla arrivo sta qui, cosa. Non si può, guardate qui. Che spettacolo. Adesso. Ci abbiamo il tempo per poterlo fare. Lasciamola riposare, dovremmo lasciarla guardate, riposare, ma guardate. Quello che voglio servire è questo. Tanti vegetali, la giusta quantità di legumi, lo gnocchettino che si abbina a cereali e legumi, olio extra. E adesso mangiamo. Accendo l'indignazione nel mio pubblico. Che ce la facciamo una grattatina di parmigiano pecorino? A piacere. Ci può andare? Sì. Ci può andare. Guardate che spettacolo da fare in 10 minuti. Grazie. Cucina semplice, abbiamo detto. Sempre. Economica, perché insomma veramente abbiamo speso pochissimo per poterla fare, ma anche economica nel tempo. I santi amavano una cucina semplice. Semplice, Fabio. Poi San Francesco, secondo me l'abbiamo onorato, perché queste sono due, una colazione e un pranzo. Da colazione, dallo stare insieme alla minestra da condividere. Dal Tao di San Francesco alla minestra di lenticchie nere, perline di castagne e broccoli. Fabio, il prossimo santo? Non lo so. È una sorpresa. E se no, toglieremmo tutte le sorprese. Grazie a Fabio Campoli. Una nuova pagina inaugurata oggi. Ci rivediamo prestissimo. Presto. Se ne andiamo in pubblicità e ci assaggiamo anche un po' della minestra. Vediamo com'è venuta. Grazie.